Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti alla... Questo programma è presentato da... Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla 31esima puntata della nostra sanità, con la sigla che parte e non riparte. E questo Servizio Sanitario Nazionale, rapporto Gimbe, che mette in luce le carenze del nostro Servizio Sanitario Nazionale, in particolar modo per quanto riguarda gli investimenti. E sono calati di 28 miliardi in 8 anni e quindi si va verso un grosso sottofinanziamento. Poi parleremo anche di telemedicina, con un'iniziativa un po' particolare, ma importante, perché 32 città sono quelle collegate in Africa dalla telemedicina, e avremo in ospite questa sera il segretario generale della Global Health Telemedicine, che ci spiegherà proprio questa iniziativa. Ma tra i rimedi della nonna, girando per la rete, si nascondono delle perle che i social amplificano e raccolgono adepti proprio a delle pratiche che questa sera andremo a vedere. Preparatevi, perché ci sarà da ridere e da sbellicarsi. Medici che diventano di famiglia senza avere la borsa, e ospedalieri senza avere la specialità, la pretora morta e sepolta, lo vedremo assieme a Mauro Miserendio nella completa rubrica Il Ficcanaso. E adesso finalmente sigla. Questo programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito. Un definanziamento che ha sottratto alla sanità pubblica circa 28 miliardi dal 2010 al 2019. Cure essenziali non garantite a tutti, sprechi e la progressiva crescita di fondi integrativi per ammortizzare la spesa privata. Questo mix di quattro fattori sta facendo cadere a pezzi il Servizio Sanitario Nazionale, e questa è la denuncia che arriva dal quarto rapporto della Fondazione Gimbe sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, presentata dalla Fondazione proprio in Senato. Nel periodo 2010-2019 sono stati sottratti al Servizio Sanitario 37 miliardi e parallelamente l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale è cresciuto di quasi 9 miliardi, con una differenza di 28 miliardi e una media annua di crescita dello 0,9%, altamente insufficiente anche solo a pareggiare l'inflazione dell'1,7%. Quindi nessuna luce in fondo al tunnel, visto che il decreto di economia e finanza del 2019 riduce il rapporto spesa sanitaria PIL al 6,6% nel 2019-2020 e al 6,5% nel 2021 e al 6,4% nel 2022, mentre l'aumento di 8,5 miliardi in tre anni previsto dalla legge bilancio 2019 è subordinato alle ardite previsioni di crescita. E mentre questa sera il dottor Sabatini è impegnato in Libagioni, perché ha una cena all'associazione del colesterolo, dove si mangia e si aumenta il colesterolo, non che si combatte, e a fianco a me qui c'è il dottor Francesco Buono, conte del Due Sicilie. Buonasera! Buonasera a tutti. Questa sera effettivamente è un po' con un principio omeopatico, una bella cena sontuosa e ipercondita, com'è similia similibus curantur, per cui combattiamo il colesterolo con il colesterolo, può essere una nuova strada, che ne pensi? Sì, guarda, a me mi trova perfettamente d'accordo, il problema è che la realtà non è quella la realtà dei fatti, però comunque ha detto che stava a questa Libagione, lo lasciamo libagionare, vuol dire che non sta male ma sta benissimo, anzi fin troppo in salute. Che cosa è successo? No, ma perché si sta preparando il...
il dottor Di Russo si sta preparando. Buonasera, dottor Di Russo, perché lui ha una preparazione. Buonasera a voi. Buonasera. Signori e padroni dello studio. Questa sera avete visto, voi dovete notare, guardare la regia dietro il dottor Di Russo, perché noi abbiamo di tutto, abbiamo là dietro, anzi non si vede, c'è dell'acqua minerale che è lo sponsor, che non si vede però c'è, e poi abbiamo, se voi guardate gli adesivi, sono tutti quanti una sua creazione che abbelliscono la nostra parete. Allora, abbiamo visto questo rapporto che è stato presentato ieri mattina al Senato della Repubblica, che è il rapporto Gimbe, che proprio che parla degli investimenti del Servizio Sanitario Nazionale. È il quarto rapporto che fa Gimbe, la medicina basata sulle evidenze, e la situazione di Carta Bellotta proprio ha fatto proprio uno spaccato degli investimenti in sanità, perché sanità e investimenti sono proprio, vanno nella parte pubblica, nel servizio sanitario pubblico, vanno di pari passo, e purtroppo la realtà è quella che abbiamo visto, che c'è stato un grosso definanziamento del servizio sanitario. Enorme, perché qui leggo appunto, come diceva prima, 28 miliardi in 8 anni, è un rubinetto che si chiude, e con esigenze che non solo non si chiudono ma aumentano col progredire delle nostre conoscenze. Quindi è una situazione che io definirei drammatica, perché a fronte di un dettato costituzionale che prevede che debbano essere garantite le cure a tutti i cittadini, a fronte di quindi l'aspirazione a un servizio sanitario equo e solidale, e poi abbiamo una chiusura di questo genere che sempre più rende analoga la sanità a un qualunque altro tipo di impostazione di mercato finanziario, e quindi non un investimento ma una spesa con tagli lineari, in una situazione che anno dopo anno diventa sempre più insostenibile. Infatti c'è chi addirittura comincia a pensare che in background si faccia strada una tendenza che finisca, senza bisogno di dirlo esplicitamente, a precostituire una realtà di fatto di sanità privatizzata, perché è chiaro che se le malattie sono quelle sono, la sensazione diminuisce i finanziamenti. La sensazione è quella che, a parte che la presentazione del servizio è stata proprio la presentazione di questo rapporto è stata anticipata da una frase che mi ha messo un po' di preoccupazione, che negli ultimi 10 anni nessun governo ha mai messo al centro dell'agenda politica la sanità, ma ha messo al centro sempre la questione politica, la questione dell'Europa, la questione del risparmio, dei tagli. Però purtroppo quello che mi viene da pensare, non sarà che questi stanno trattando la sanità come un negozio, una fabbrica di scarpe? Perché se la fabbrica di scarpe va in deficit, produce meno scarpe, no? E quindi cerca di rientrare vendendo. Però la sanità non è così, perché in fondo la popolazione invecchia, necessita dell'aumento della produzione delle scarpe, anche a costo di dover andare poi non in attivo, insomma. Sì, anche perché tante malattie che fino a non tantissimo tempo fa prevedevano purtroppo una fine della persona entro poco tempo, oggi si vanno gradatamente estendendo verso sopravvivenze più lunghe. Quindi l'aumento della popolazione anziana spesso e volentieri significa un aumento della popolazione anziana e malata, e quindi le esigenze sia di natura sociale che di natura sanitaria, che poi l'una è un po' termina dove inizia quell'altra, sta rendendo il tutto una sorta di cocktail esplosivo che, secondo me, abbiamo iniziato già il countdown, perché deflagri. Questo mi atterrisce, come credo atterrisca tutti quelli che lavorano in questo comparto, perché si ha anche una sensazione di impotenza, perché noi abbiamo studiato in un certo modo, ci siamo formati in un certo modo, lavoriamo in un certo modo, ed è molto brutto sentire ripetere sì, è giusto, anzi dovreste fare di più, e poi a un certo punto viene chiuso il rubinetto. Sono due cose antitetiche, non sono conciliabili. Che anche mi ha messo tanta preoccupazione, perché poi sono numeri questi, è questa qua, 35
miliardi e 989 milioni e rotti, quindi 36 miliardi diciamo, di spesa è sanitaria, è a carico dei cittadini e delle famiglie. Quindi la sensazione che si vada a privatizzare, dottor Di Russo, la sensazione che si vada a privatizzare, ma non faccia quella faccia col naso storto, io lo so che lei... La sensazione che si vada a privatizzare è più che reale, perché qui tra 36 miliardi di spesa pubblica e 3 miliardi, quasi 4 miliardi di spesa rivolta verso le polizze, abbiamo quasi 40 miliardi di spesa sanitaria che va nel privato. Beh, diciamo che premettendo che io ho il naso storto, non è che storco il naso, quindi purtroppo così è il no, mio ma naso. Non quello, è arricciato, diciamo, non lo storto. Beh. Ma c'è da dire che questo tipo di situazione va avanti da tempo, e da tempo Gimbe, carissimo Nino Cartabellotta, ci fa un resoconto puntuale della situazione, una situazione che peggiora nel tempo. Come vede, dottor Pirro, insomma, Gimbe ci prova. Anche noi ci allarmiamo, ma come si dice nel Vangelo di Giovanni, è una voce di uno che grida nel deserto, ma chi è che risponde? Noi lo sappiamo perché tutti i giorni vediamo i nostri pazienti che si impoveriscono, non hanno abbastanza adeguato supporto sociale, il territorio purtroppo latita perché non ci sono i soldi, e tutti, chi prima, chi poi, sono costretti a mettere le mani al portafoglio. Quindi oramai diciamo che la sensazione nostra è quella di un sistema che non è più a regime, e i pazienti cominciano a pensare che ormai lo Stato non supporti proprio nessuno. Oddio, sì, ma supporta molto di più di altre nazioni che hanno una sanità privata, parliamo degli Stati Uniti o parliamo di altre nazioni, però questo supporto non lo possiamo dire solidale, cioè supporta nei grossi numeri, per poi lasciare alcune cure nella prevenzione. Ad esempio io parlo anche delle cure odontoiatriche, che poi sono completamente dimenticate, e poi magari dà e sovvenziona altre tipologie di LEA che sono poi magari meno importanti e fondamentali proprio per la salute del cittadino. Sì, non solo, ma il fatto della mancanza e di qui sprechi inefficienze poi, quindi secondo me si accentuerà ancora di più, perché se la situazione resta così, anche se non de iure come si dice in gergo, ma de facto, succede che a un certo punto qualcuno potrà dire de facto uguale de iure, o come dicevano una volta i nostri padri, consuetudo facit legem, per cui se a un certo punto regolarmente certe spese cominciano e continuano a essere out of pocket, qualcuno tra qualche anno potrà dire ma allora, visto che c'è chi per non fare file, per non aspettare tempi biblici per le liste d'attesa, si paga di sua tasca le prestazioni e magari si fa anche un'assicurazione privata, ma perché non tagliamo questo cordone ombelicale con la solidarietà e facciamo un servizio sanitario che gira a velocità diverse, un servizio sanitario privato per chi può permettersi le assicurazioni, magari anche un bel cartello di assicurazioni, quindi una riedizione delle vecchie mutue su livelli alti, e un altro sistema invece che va a bassi regimi, senza i finanziamenti di quelli che a quel punto potrebbero tirarsene fuori, con la scusa di non gravare sulle casse di un servizio sanitario pubblico, ma con una mano dicendo questo, con l'altra mano togliendo i finanziamenti che derivano dal loro reddito, verrebbe un servizio sanitario per i poveri e quindi defunzionalizzato, ancora più sottofinanziato e verosimilmente con uno scadimento della qualità delle prestazioni per via di un panorama sia di parco macchine e quindi di attrezzature diagnostiche, ma anche di professionisti che a quel punto si farebbero, potrebbero, non è che se lo farebbero, perché noi abbiamo una, come medici, un'ottica solidaristica che nessuno ci potrà togliere, però qualcuno potrebbe anche cominciare a dire, come si faceva una volta, no? Una volta c'erano le mutue ricche e le mutue povere, un domani qualcuno potrebbe dire ma io, se vengono fatti due sistemi sanitari, perché devo andare in un servizio sanitario pubblico con la burocrazia, con le note,
con i controlli, con i diagrammi e con quant'altro, e non è difficile, posso andare in un servizio privato, ma che mi paga meglio e mi dà magari meno vincoli, apparentemente, perché non è tutto oro, quello che riduce ce lo dicono alcuni meccanismi particolari, tipo la Kranken in cassa in Germania, insomma, non è che se vediamo l'estero vediamo delle cose migliori, però apparentemente uno potrebbe fare questo ragionamento, ma questo sarebbe estremamente triste, perché poi ricordiamoci che noi parliamo sempre di America come per il paragone con lo Stato dove è tutto privatizzato, dove la sanità è privatizzata. In realtà un simulacro di servizio pubblico c'è pure in America, non è che non c'è, è soltanto che chi ha avuto la ventura di andarci a imbattere, dice che mi ha riferito che l'ha trovato di livello particolarmente critico, molto inferiore all'ultimo dei nostri ospedali. Allora, la privatizzazione, si potrebbe verificare questo, attenzione, si potrebbe verificare questo perché a quel punto se io devo avere una sanità che devo pagarla 3-4 volte, cioè devo pagare l'assicurazione, mi devo pagare le tasse, perché pago le tasse per questo, è logico che io dico io che ho qualche soldo da parte, mi levo, mi faccio l'assicurazione, però non mi fate pagare il servizio sanitario italiano, perché a quel punto è inutile. E allora eccolo qui, sarebbe una differenziazione, aumentano le differenze. Un altro problema che è stato rilevato proprio dal rapporto CIMP è anche quello che il contrasto fra lo Stato italiano nazionale e le regioni e il regionalismo ha portato delle differenze abissali tra una regione e l'altra, dove ci stanno delle regioni che stanno belle, tranquille, floride, grassocce, e delle regioni che purtroppo stanno in un deficit spaventoso e pauroso. E questa è un'altra grossa vulnus a cui andiamo avanti, perché se noi assommiamo una riduzione degli investimenti e non aiutiamo le regioni che sono in deficit a rientrare in un certo deficit, imponendo il commissario che dice o tagliate o altro, ma non si aiuta magari a investire per poi razionalizzare, a quel punto il crack è fatto, perché ci sarà sempre una sanità, ed ecco perché alcune regioni del nord se ne vogliono andare via dalla contribuzione nazionale, voglio dire, noi la sanità ce la facciamo per conto nostro, ci date i soldi e noi ce la facciamo tra di noi. Praticamente una sorta di secessione poi tecnica, cioè una volta aveva toni folcloristici che ci colpivano, vi ricordate, sì, certe cerimonie, no? E le corna sulle puntita, no? Tutte quante cose. Roma ladrona, oggi magari tutto quanto più tranquillo, in giacca e cravatta, ma ci si avvia a una secessione tecnica, perché quando tu hai diviso la sanità in un modo così radicale tra una regione e un'altra, beh, diciamocelo chiaramente, hai fatto degli stati diversi. Poi che tu debba avere la stessa lingua, la stessa moneta, cioè, non prendiamoci in giro, è soltanto un fumo negli occhi, perché la sanità sappiamo benissimo che assorbe, mi sembra, non so se il 70 o l'80% delle risorse di una regione, e quindi quando l'hai fatta radicalmente diversa hai fatto delle regioni vere e proprie. Prima o poi potremmo avere chi metterà dei vincoli anche al cosiddetto turismo sanitario, ecco, brutto termine. Il turismo sanitario è stato affrontato anche qualche tempo fa in una reazione che era il convegno delle professioni al Teatro Argentina, dove è stata trattata da questo argomento. Ovviamente se le regioni in deficit o regioni che non hanno un servizio sanitario a un certo livello cominciano a perdere colpi, il cittadino se ne va verso altre. Finché può lui, se a me mi trattano gratis una patologia in Piemonte o in Lombardia, mi vado a ricoverare in Lombardia, però a questo punto le regioni in deficit diventano sempre più in deficit, le regioni due velocità, arriviamo al discorso e alle due velocità. Spaccare tutto, a quel punto a gioco un gioco molto facile, chi investito magari di una carica politica importante posso dire a questo punto la realtà è fatta in questo modo, non è detto che facendo delle velocità diverse per i singoli strati sociali le cose vadano peggio, dopo tutto esistono altri stati e così via.
si potrebbe imboccare una deriva. Il problema è che una volta che quella deriva si imbocca è molto difficile poi tornare indietro, perché sappiamo come funzionano le cose, no? Funzionano che tu magari in quel modo hai una cosiddetta boccata di ossigeno sui conti pubblici, perché ci sarebbe questa boccata di ossigeno, non è che non ci sarebbe, soltanto che a costo di un cambio di connotati su quella che è la nostra Costituzione. Prima però di parlare dei ticket, perché quelli anche i ticket con le quote fisse extra-regionali, cioè per nazionali, abbiamo raggiunto l'equiparazione delle prestazioni tra le prestazioni a pagamento e le prestazioni a ticket, quindi ovviamente costringendo il cittadino a avere la convenienza di andare dal privato direttamente senza dover passare al servizio sanitario. Un grosso capitolo sono gli sprechi e le inefficienze che sono state messe in evidenza. Ce l'ho scritto qua perché le vedo dal rapporto. Noi abbiamo, per quanto riguarda la spesa sanitaria del 2017, 21,59 miliardi sono erosi da sovrautilizzo di servizi e prestazioni sanitarie inefficaci o inappropriate. Quindi noi abbiamo addirittura 21 miliardi di utilizzo di prestazioni sanitarie inefficaci e inappropriate. 21 miliardi è una bella fetta, eh? Certamente, perché poi la cosa paradossale è che abbiamo pochi soldi e parte di questi li buttiamo pure dalla testa, per non usare termini poi più volgari. Questo è un paradosso, una cosa che ogni volta che vedo mi manda in bestia, perché voglio dire, con tutte le difficoltà, con tutto quello che abbiamo a livello di bilancio, potremmo ancora farcela se non sprecassimo, ma nello spreco ne abbiamo parlato in tante puntate, abbiamo un qualche cosa che non può soltanto essere confinato nell'ambito della sanità, ma prevede un approccio multidisciplinare, perché è innegabile che questi sprechi da che cosa nascono? Possono nascere dalla paura di cause, ne abbiamo parlato mille volte, mi spiace ripetermi, ma questo succede, dal poter dire io ho fatto tutto il possibile, io ho prescritto tutto quello che potevo prescrivere, anzi di più, e quando non da una sorta di iperlavoro che i medici sono costretti a fare, in quanto devono restringere il loro operato clinico perché c'è tutta una parte burocratico-amministrativa che gliene porta via, e quindi a quel punto, ma sì, che mi metto a fare una battaglia con il paziente perché non è inutile, no, però, che vada a fare questa ecografia, ma vai a fare l'ecografia, e a quel punto sono ulteriori soldi buttati via, non perché l'ecografia non serva, ma voglio dire in un particolare frangente. Carissimo dottor Buoni, in tutto questo qua l'analisi deve essere fatta anche di altre cose, perché io capisco la questione della medicina difensiva, che finché non ci mette, tutti ci vogliono mettere le mani, poi alla fine nessuno ce le mette, e quel poco che stava fatto dalle Gegelli ancora mi sembra proprio ancora continua. Dire che vogliono accelerare, c'è la proposta di accelerare i 4 decreti attuativi che mancano. Fosse la volta buona insomma che ci mettono la mano, però comunque qualcosa si è mosso, e poi spero che arriverà il giorno. Ma qui abbiamo prestazioni sanitarie inefficaci o inappropriate, quindi una revisione dei LEA da questo punto di vista. Siamo nel 2019, diamine santo, continuiamo a erogare prestazioni inefficaci o inutili, a questo punto lì bisognerebbe mettere la mano. Per quanto riguarda poi le frodi e gli abusi, io pensavo che fossero una cosa spropositata, abbiamo solo 6,48 miliardi. Noi andiamo di frodi e abusi, rispetto poi ai 21 miliardi che sono quelli delle prestazioni inefficaci, risultano essere bignamici le frodi e abusi, che sarebbero quelli che noi andiamo a combattere in maniera del coso. Allora noi andiamo ad agire su una piccola quantità del 6 miliardi, non dico che non debba essere fatto, per carità, però ammolliamo la catena sui 21 miliardi di prestazioni inefficaci o di altro genere. Poi 34 miliardi sono inefficienze amministrative, 32 miliardi, 2,37 inadeguato coordinamento dell'assistenza, eccetera. Però comunque al di là di questo, quello che volevo dire, e qui se poi il dottor Di Russo è pronto me lo dice pure lui qualcosa, perché lui si deve preparare, cioè intervento, si deve preparare all'aggancio, perché essendoci in regia ha una telecamera dedicata. Abbiamo aumentato i ticket, perché così almeno per fare cassetta,
e l'aumento del ticket ovviamente ha portato la gente a rivolgersi direttamente al privato. Quindi ci siamo sparati sulle parti basse. Sì, e infatti questi giorni ci sono dei pacchetti che offrono al 50% una serie di prestazioni. Al 50%, e quindi viene un costo anche in certi casi leggermente inferiore al ticket per chi non è esente. Sì. Dottor Di Russo. Beh, a me fa un po' l'impressione la sanità al 50%, perché mi viene da chiedermi, ma forse questa analisi non era anche offerte speciali sovradimensionate prima come prezzi? C'è qualcosa che non va? Comunque, certamente è un peso il ticket. Se una persona della mia età va a farsi le analisi, anche una semplice routine, 100 euro alla cassa dello sportello CUP le lascia. Allora perché andare alla ASL se posso andare sotto casa quando voglio io, magari anche con un prelevatore un po' più gentile, perché non si deve trascinare, ma perché lavora in un posto dove lo fanno lavorare in maniera ottimizzata. Sicuramente la sanità sta perdendo parecchi colpi, il motivo non è uno, sono vari, però sicuramente io temo la privatizzazione, la temo perché adesso ho 35 anni, ma penso a quando sarò un pochettino più anzianotto e penso a quello che mi dice mio zio che vive in America, che ogni volta che ha bisogno comunque di curare la sua salute spende delle cifre inusitate, perché ricordiamoci che le assicurazioni coprono e tutelano prima di tutto solo chi il lavoro ce l'ha oppure chi comunque sta bene, e poi costa, soprattutto, no? Chi ha una salute di ferro, perché io sfido qualunque assicurazione ad assicurare qualcuno per una patologia grave cronica già presente. Come sa benissimo dottor Pirro, l'assicurazione è un po' un'arma a doppio taglio, quindi insomma mi fa paura dover pensare ad una sanità smantellata per colpa di quelli che l'hanno distrutta, perché quando si legge inefficienza, quando si leggono sprechi, bisognerebbe parlare con i veri responsabili, che sono gli amministratori, perché il cittadino di una regione non virtuosa deve pagare al posto del suo amministratore lo scotto della cattiva amministrazione? Perché se io nasco in una regione svantaggiata devo avere un'aspettativa di vita diversa dal mio compatriota che è nato in una regione molto più dotata di buonsenso dell'amministrazione? E qui concludo con questa frase qui, che praticamente secondo le analisi fatte proprio di questo rapporto, il 19% della spesa pubblica, almeno il 40% di quella delle famiglie, il 50% di quella intermediata, non migliorano la salute e la qualità di vita delle persone. È triste come cosa dirla, effettivamente, è triste dirla come cosa, però al di là di questo dobbiamo pensare che, ritorno alla frase iniziale, non possiamo trattare la sanità come un negozio di scarpe o un'industria che può essere tagliata, perché purtroppo l'età avanza, e qui non voglio parlare di un altro capitolo che è bruttissimo, che è quella questione del sociale e del socio sanitario, perché se no andiamo a vedere quanto spendono le famiglie italiane per le badanti, quanto spendono senza nessun aiuto da questo punto di vista, quando dicono sì va bene ti do 100% con l'accompagnamento, in accompagnamento è talmente bignamica il costo di una badante, ma delle volte ce ne vogliono due, perché anche queste persone, il caregiver pure, sì, il caregiver, capito, non è una bestia da soma, e intanto probabilmente non è detto che sia giovanissimo. E secondo, vivere con una persona che necessita in tutto e per tutto di assistenza diurna e notturna, spesso e volentieri rende necessaria, e poi ci sono le feste, e poi ci sono i turni di ferie di queste badanti, quindi i costi sono costi che per un'assistenza mensile, diurna e notturna, si aggirano e qualche volta oltrepassano i 3.000 euro al mese, con l'accompagno ne hai 500. Ne restano 2.500, quindi a questo punto chi se lo può permettere in qualche modo lo fa, e non è detto che si tratti di periodi brevi, stante anche l'esistenza di malattie degenerative che si trascinano per anni e anni, e chi non se lo può permettere che cosa fa? Dov'è quindi l'equità finale di tutto quanto ciò? Il sociale è soggetto, anche il sociale ha i suoi livelli, perché il sanitario c'ha i LEA che sono garantiti per legge,
e di cui è garantita anche la revisione. Il sociale, sai, i vivers, ma i vivers non hanno questo tipo di parametratura con il variare dei periodi, per cui spesso e volentieri succede che parte del sociale se ne debba fare carico il sanitario, e quindi e questo crea una serie di problemi, una serie di problemi non indifferenti sugli operatori della sanità. Allora io direi che prossimamente sicuramente chiameremo Cartabellotto qualcun altro che ci può definire un po' meglio questo, noi l'abbiamo detto così perché è notizia fresca, però un'analisi reale dei bisogni, le risorse, gli investimenti del Servizio Sanitario Nazionale la faremo e continueremo a farla anche nelle prossime puntate e sicuramente anche nella nuova stagione che avremo. E adesso andiamo un attimo in pausa perché dobbiamo un po' sconvolgere, dobbiamo far entrare, uscire, dobbiamo smontare qualcosa qui a studio perché tra breve parleremo di telemedicina e avremo ospite il segretario generale della Global Health in Telemedicine che è Michelangelo Bartolo, però dobbiamo ovviamente farlo accomodare e sconvolgere un po' la cosa dello studio, quindi abbiamo un piccolo break che è uno spot sui vaccini ricordando proprio l'importanza delle vaccinazioni, poi torneremo in studio per parlare proprio di telemedicina in Africa. Alcune malattie sembrano scomparse, altre non pericolose, ma non è così. In Italia i casi di morbillo sono aumentati. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. La scienza ci aiuta, non siamo soli. I vaccini sono una delle scoperte più importanti della medicina. Hanno salvato milioni di persone. Facciamo squadra per la nostra salute. Info su salute.gov.it. L'Africa Chic di Michelangelo Bartolo, ce l'abbiamo qui con noi, buonasera, benvenuti. Buonasera. Per parlare di un progetto che è molto importante perché è un progetto di telemedicina a distanza, e questo è l'ultimo libro che ha scritto praticamente, proprio sull'Africa, perché questo progetto di telemedicina interessa proprio l'Africa. Sì, è un progetto iniziato ormai nel 2008. Io collaboro con il programma DREAM della Comunità di Sant'Egidio da moltissimi anni, da quasi 20 anni, e frequentando appunto questi centri africani, durante la nostra quotidianità, durante le visite che si facevano, noi avevamo l'esigenza di ogni tanto avere a disposizione uno specialista, un cardiologo, un dermatologo, un internista, come accade da noi. Io ovviamente, non avendo tutto ciò, c'è stata l'esigenza di inventare una piattaforma che mettesse velocemente in comunicazione una richiesta con una domanda. Allora, ricordiamo Michelangelo Bartolo, angiologo del San Giovanni a Roma, è responsabile dell'unità operativa semplice di telemedicina. Voi intanto gestite qui a livello locale coloro che sono dimessi, insomma, con sistemi di dimissione tra virgolette con controllo a distanza adesso qui in Italia? Qui. Sì, a Roma gestisco questo reparto di telemedicina che gestisce in particolare la continuità assistenziale, quindi molti pazienti dimessi dall'ospedale San Giovanni, soprattutto dalla geriatria, dalla medicina interna, dalla chirurgia, possono essere seguiti a distanza dal loro domicilio mandando i parametri vitali soliti, ma soprattutto abbiamo un centro servizi con infermiere che controlla. Ecco, quali sono i parametri poi che vengono monitorizzati? Poi dipende dal ricovero, dalla patologia e da tutto il resto. Dipende dalle patologie. Il kit completo prevede uno smartphone con cui si possono anche fare chiaramente delle fotografie, quindi trattamento anche delle ulcere, decubiti, ulcere vascolari anche trattiamo, oppure scompenso cardiaco, quindi abbiamo la possibilità di fare un elettrocardiogramma e refertarlo a distanza, saturimetria, pressione, glicemia, e poi soprattutto controlliamo la cartella clinica di questi pazienti, e quindi possiamo in regime di dimissione protette continuare a seguire questi pazienti per 30 giorni dopo la dimissione. E quindi è proprio da questo che nasce il progetto Global Health Telemedicine, che è una Ollus poi, che praticamente prevede un teleconsulto a distanza con sono 35 città africane e una base in Perù. Quante sono? Sì, abbiamo dunque con la Global Health Telemedicine
Abbiamo realizzato questa piattaforma di teleconsulto multidisciplinare, mette in comunicazione 36 centri, alcuni anche in Perù, come è stato detto, dove lavorano medici, a volte infermieri, che attraverso una piattaforma web, ma il servizio funziona anche offline, possono richiedere una consulenza specialistica, emettendo all'interno della loro richiesta un elettrocardiogramma, una lastra, una fotografia. Usiamo anche fonendoscopi Bluetooth, usiamo spirometri, usiamo altri device, e a distanza abbiamo una rosa di circa 160-170 specialisti, prevalentemente italiani, che rispondono gratuitamente ai quesiti. Il tutto in maniera asincrona, cioè c'è una richiesta, il primo che può prende in carico questa richiesta, vede gli esami del sangue, vede tutta la storia clinica del paziente e dà delle indicazioni diagnostiche. Allora, spieghiamo bene, quando dall'altra parte filo, vabbè, qui probabilmente non siete solo a Roma, dislocati a Roma, siete dislocati in varie parti anche d'Italia. Dunque, chi fa la consulenza non è deve essere obbligatoriamente a Roma. No, abbiamo anche dei refertanti dalla Germania, dal Belgio, dalla Francia. Quindi se da una parte ci sono 36 centri, dall'altra parte ci possono essere anche altrettante città dove stanno i consulenti. Sì, non c'è una territorialità da questo punto di vista. Assolutamente no. I nostri refertanti possono essere anche in vacanza, molti per esempio sono anche medici in pensione che refertano anche magari dal loro appartamento, addirittura ho avuto dei referti di persone che stanno anche in spiaggia, chiaramente, ma diciamo che la forza di tutto questo è aver creato un pool di specialisti che grazie a questa piattaforma hanno molte indicazioni, molto didascaliche e molto semplici per dare delle risposte a distanza. È una forma, oltre a dare indicazioni anche concrete, quindi sulle terapie, sulla diagnosi, anche un modo di fare formazione a distanza. Molto spesso si dice, anzi lo slogan che si usa molto spesso, si dice soprattutto adesso, aiutiamoli a casa loro. Ma questo slogan non mi entusiasma, preferisco dire aiutiamoli anche a casa loro. Comunque attraverso la telemedicina è un modo per essere vicini a distanza, potremmo dire un nuovo modo di fare cooperazione ad alto impatto e a bassi costi. E questa piattaforma, dopo essere stata sperimentata e collaudata in Africa, la stiamo iniziando a utilizzare proprio in questi giorni anche qui a Roma con la ASL2, c'è un accordo tra l'ospedale San Giovanni e ASL2, dove oltre al telemonitoraggio, quindi continuo ogni giorno di pazienti a domicilio, ci sono anche teleconsulti che possono fare gli infermieri del CAD o altri sanitari della ASL2. Ecco, allora questo è interessante perché poi dall'altra parte del filo, cioè qui ci sta un pool di specialisti in Europa, diciamo, insomma, dislocati in Europa, che risponde. Dall'altra parte del filo, prevalentemente chi ci deve essere? Ci deve essere un medico, ci deve essere un infermiere, ci può essere solo un infermiere. Poi quali sono le specialità che possono essere trarre giovamento dal teleconsulto? Allora, io all'inizio pensavo che potevano essere soltanto alcune, la più classica, chiaramente la cardiologia, la radiologia, la dermatologia, ma man mano che aumentavano le richieste mi rendevo conto che avevo bisogno anche dell'urologo, del nefrologo, e quindi chiaramente queste richieste sono molto minori, diciamo, anche in numero. Oppure per l'Africa abbiamo aperto un servizio di teleconsulto per le ustioni, perché molti bambini africani appunto si ustionano per lampade a olio che servono per illuminare o per cucinare, eccetera. E quindi potenzialmente la piattaforma è fatta in modo, e tra l'altro è la quarta piattaforma che realizziamo dal 2008, l'abbiamo sempre migliorata, di essere assolutamente customizzabile, cioè io posso decidere che quelle richieste arrivano soltanto alcuni medici e non altri. Per questo per esempio è stata utilizzata con l'ASL2, perché permette a loro, da alcuni distretti, di mandare la richiesta a magari alcuni specialisti proprio di quel distretto o a seconda degli accordi. Quindi dipende dalla branca, se dall'altra parte c'è il medico o c'è un semplice infermiere, perché io penso che per la dermatologia dall'altra parte basta una semplice persona che fa una foto per poi ottenere la risposta, esatto, insomma, esatto. Mentre per altri è più complicato, per fare un doppio, per fare un elettrocardiogramma magari serve l'infermiere o se no addirittura delle volte il medico. Diciamo che il richiedente può essere anche un infermiere. Tra l'altro la telemedicina, il futuro della telemedicina sarà proprio quella di far lavorare molto di più gli infermieri. Io nel mio reparto di telemedicina
Il mio lavoro è quello di far lavorare gli altri, è quello che dico un po' scherzosamente, ma sono gli infermieri che controllano tutti quanti i dati. Io attualmente ho 28-29 pazienti in telemonitoraggio, di cui mi occupo soltanto se gli infermieri hanno visto degli alert, li hanno verificati, hanno sentito i pazienti e se qualcosa non torna avvisano me e oppure si avvisano gli specialisti. Questo è un po' il futuro del telemonitoraggio anche nelle nostre città. Quindi praticamente lo specialista è come se stesse, sta qui, ma in realtà di fatto lo specialista è il medico di branca, è come se stesse nell'ospedale del Centrafrica, stando praticamente lavorando e continuando a lavorare anche qui in Italia. L'Africa è chic, detto in francese, l'Africa è chic. L'Africa è chic. Come mai? Come è incominciato tutto questo progetto? È incominciato un viaggio in Africa? Come è nato? Dicevo, io mi occupo di cooperazione internazionale con la Comunità di Sant'Egidio, col programma DREAM. Dal 2001 ho fatto decine e decine di missioni, inizialmente in Mozambico, poi in Tanzania. E lavorando in alcuni centri di prevenzione e cura dell'HIV, ma anche di malattie croniche, ci siamo resi conto che appunto ogni tanto avevamo bisogno di alcuni specialisti. Allora inizialmente si mandavano le mail al cardiologo, al radiologo, ma per realizzare un servizio che funzionasse automaticamente c'era bisogno di una piattaforma che gestisse tutte le richieste e tutte le risposte. Ma la piattaforma nei servizi di telemedicina è fondamentale. Molto spesso oggi si parla soltanto di device, di software, eccetera, ma si dimentica molto spesso l'importanza del centro servizi. Tra l'altro anche le linee di indirizzo della telemedicina del Ministero della Salute parlano dell'importanza della centralità del centro servizi, che è un pool di infermieri, o ci può essere anche un medico che dirige, che analizza ogni richiesta. La cosa importante per far funzionare questo servizio di teleconsulti, che a oggi, ricordo, siamo arrivati a quasi 10.000 teleconsulti, cioè ogni giorno ne arrivano 20-25, è che la piattaforma automatica, ma poi serve qualcuno che vede che ci sia una richiesta. Che veda anche che la richiesta sia fatta in modo corretto. Per avere una buona risposta bisogna fare oppure una buona domanda. Oppure che serve un teleconsulto diverso da quello che... perché esatto. Uno può star male, avere la tosse in un certo modo, necessita magari di un qualcosa e poi magari in realtà si verifica che serve di tutt'altro. Esatto, lo stesso specialista può, una volta che risponde, indirizzare il quesito ad altri colleghi di altre specialità mediche, oppure l'infermiere del centro servizi, per esempio un elettrocardiogramma è fatto male, oppure delle fotografie non si vedono, risente il richiedente, in modo che il medico refertante deve lavorare il meno possibile. Il segreto della telemedicina è che per fare teleconsulti la piattaforma deve essere veloce, semplice da utilizzare e con 5-6 minuti tu riesci a fare un teleconsulto. E ugualmente per chi referta non deve perdere molto tempo per collegarsi a piattaforma o cose del genere. Però per fare giustamente tutto questo, per organizzare una cosa del genere, deve aver avuto il contatto diretto poi con l'Africa, con la realtà africana, che poi non è una bella realtà. In realtà, cioè noi siamo qui nell'Occidente, in realtà giù hanno probabilmente delle difficoltà maggiori, ospedali a chilometri, si muore per una dissenteria. L'avete visto, poi l'avete toccato con mano questa realtà. Sì, proprio per questo avere una diagnosi a distanza, un orientamento diagnostico a distanza che ti fa fare diagnosi differenziale tra diverse patologie, perché lì molto spesso quando uno ha la febbre pensiamo che c'ha influenza, lì quando uno ha la febbre si pensa sarà malaria e si inizia a trattare malaria, ma ci sono tante altre chiaramente patologie, sfaccettature che a volte non vengono diagnosticate e poi, voglio dire, a volte non vengono proprio curate. Uno per esempio dei grandi problemi che abbiamo visto è la grandissima quantità di cardiomiopatie dilatative anche nei ragazzi dove hanno uno scompenso cardiaco per problemi probabilmente infettive anche lì, sì sicuramente anche infettive, e quindi già diagnosticarle, fare una diagnosi, dare un supporto farmacologico appropriato può aiutare molto a gestire questi pazienti. Noi parliamo di Africa, però possiamo parlare anche di qualsiasi altra parte della terra magari non collegata, o perlomeno non che non ha la possibilità di avere un'assistenza sanitaria perché è distante, perché è lontana. Io posso pensare a una base artica, una nave. E quanto la telemedicina può aiutare su questo, ad esempio? Sì, abbiamo avuto anche delle richieste
dalla Marina Militare per utilizzare questa piattaforma, per esempio, in particolare per la teleneurologia, però le potenzialità possono essere le più varie. Il vero problema dei servizi telemedicina è il pensare e l'organizzare un nuovo percorso diagnostico e terapeutico, cioè dobbiamo uscire un po' dallo schema nostro residenziale, ma pensare che ci sono molte altre possibilità di poter curare a distanza e a volte la diagnosi. È vero che abbiamo delle cose in meno, ma potremmo avere anche delle cose in più, che sono per esempio la velocità, un confronto tra diversi specialisti. Il segreto è organizzare questi percorsi, perché dall'ospedale al territorio, dalla presa in carico all'assistenza domiciliare, dalla responsabilità dei pazienti, sono dei percorsi nuovi che vanno inventati. Devo dire che l'ospedale San Giovanni con l'ASL 2 ha realizzato questi nuovi modelli grazie a questi contributi avuto anche recentemente dalla Regione Lazio per i servizi di telemedicina, che stanno diventando un modello importante e anche replicabile per altre realtà del Lazio, per mettere a punto questo servizio. Molto spesso siamo resi conto che parlare solo di telemonitoraggio a volte è riduttivo, perché anche gli infermieri che fanno assistenza domiciliare hanno bisogno a volte di visite specialistiche, quindi c'è bisogno di mettere una piattaforma anche di non serve andare tanto lontano, perché magari le necessità le troviamo anche dietro casa, diciamo, assolutamente, perché, sì, perché potrebbe essere un paesino del Reatino, diciamo, che magari non ha tutta questa assistenza, però in questo caso è un sistema diciamo che non ha territorialità e non, esatto, ha confini per poter fare un'assistenza, una medicina molto del futuro che dovremo probabilmente implementare, perché ce l'abbiamo dietro l'angolo. Se è pur vero che noi possiamo arrivare con le nostre immagini in tutto il mondo, è vero anche che una diagnosi può essere fatta da qui a Bangkok in tempi reali. Sì, rapidi. Io ringrazio Michelangelo Bartolo, lo ricordo, angiologo San Giovanni, responsabile dell'unità operativa semplice di telemedicina. Grazie. Grazie a voi. Ecco, allora appunto è questa poi la realtà dei fatti, non lo vedete, non è che poi c'è da dire. Io dico sempre che internet è bello, e vedremo tra poco, vedremo anche perché è vario anche e ha delle sfaccettature un po' critiche, ma da questo punto di vista internet crea ambulatori virtuali, crea assistenza virtuale. E c'è scritto anche il collega Mauro Mocci da Civitavecchia, che ci sta seguendo, io lo ringrazio, che ci segue con affetto, proprio perché anche lui è stato in Malawi con il collega e lì probabilmente con il collega Bartolo, e lì hanno probabilmente toccato con mano il livello bassissimo dell'assistenza e come si può anche a distanza aumentare e aiutare proprio popolazioni che dal punto di vista sanitario poco hanno, insomma, dottor Bo. Certamente, ma questo è il futuro, perché è inutile che continuiamo a creare sistemi che recepiscono e talvolta finanziano anche, almeno in piccoli ambiti, delle realtà comunicative impensabili fino a qualche anno fa, e poi però tutto l'apparato che viene dietro, intendo l'apparato normativo e anche sanzionatorio, restano fermi a prima. Mi torna in mente, ripensando ai miei vecchi studi di sociologia, quella che Ogburn considerava e definiva il cultural lag, quindi il ritardo culturale. Cosa significava? Significa che questo autore americano, già negli anni 20, quindi quando le cose procedevano in modo nettamente più lento di come funzionano oggi, ti diceva: noi produciamo un qualcosa che incide sulla realtà, la cultura, che dovrebbe fare da copertura e da presentazione allo stesso tempo di questa realtà, evolve con tempi biblici, tanto che viviamo perennemente con questa sorta di ritardo. Questo è quello che oggi sta accadendo, perché noi, saltando di pane in frasca, adesso lui ci ha fatto vedere appunto in questa interessante intervista quelle che sono ricadute su cose che io chiamo le cose serie, perché a me, quando c'è gente che muore per la dissenteria, che c'è la malaria, quelle sono cose importanti. Serie. Quindi quello è numero uno. Andando e molto in basso verso le cose meno serie, e quindi arrivando a quella che è la realtà nostra, e tutto sommato ci rendiamo conto come la ricaduta sarebbe possibile su cose che magari potrebbero stornare questo tempo che viene buttato in incombenze stupide, assurde. Mi riferisco
alla persona che ha il mal di testa e che ti viene per fare il certificato di malattia. Allora, se non siete in grado di fare un provvedimento che gli consenta l'autocertificazione, per cosa che io non potrò mai obiettivare, perché in questo modo temete gli abusi, allora con sistemi magari validati, tali che siano tali da identificare senza ombra di dubbio che quella persona è al suo domicilio, si faccia la chiacchieratina in video, tanto per far vedere che non l'abbiamo fatto autocertificare, non capisco poi perché. Potrebbe essere un sistema che magari diamogli questa cosa, ma su tante cose. Su ma la tecnologia viaggia più veloce della burocrazia, che è lenta di suo. Allora andiamo a vedere, perché siamo ai tempi stretti. Lanciamo la sigla della bufala, così ci riassistemiamo qua nello studio e poi andiamo a vedere che cosa siamo riusciti a trovare. Partiamo da un mal di pancia, cioè in Africa si muove di dissenteria, ma in Europa l'imbecillità è proprio di quotidiana. Andiamo a vedere la bufala. Il peggio della società via social. C'è il dottor Buono che ride. Allora, ce l'abbiamo preparata. Allora, abbiamo preso da un sito, da uno di questi gruppi dove si curano con rimedi della nonna, abbiamo preso un post che era abbastanza divertente. Un certo Michele, poi abbiamo oscurato pure perché per decenza, perché se una persona lo puoi sovrapporre un attimo per vedere questo post. Allora, ciao a tutti. L'altro ieri, questo proprio me lo commenta il dottor Di Russo, l'altro ieri ho fatto due enteroclismi di 2 litri e 80 gocce di IVS, non so che sia, 32 ciascuno, non so che vuol dire, ciascuno ha fatto, forse ne ha fatti 180, questo non so. Gli effetti collaterali sono stati davvero pesanti da sostenere. Ovviamente uno si fa 80 litri di clisma, poi gli effetti collaterali sono pesanti da sostenere, penso che sia una cosa drammatica. Sono stato al bagno per 2 giorni. Uno poi oggi, non contento di aver fatto quella disgrazia di 80 litri, oggi dopo aver fatto anche due enteroclismi, uno di malva e l'altro di bicarbonato, non mi sento così bene. Strano. Giusto, questo è fatto quasi 100 litri di crismi, una damigiana si è fatta questa di crisi, e poi dice che non si sente bene. Vabbè, non si sente così bene. Precedentemente non ho mai espulso così tanta roba, come se le feci fossero un parassita unico, una medusa gigante, e poi dei pallini gialli che presumono siano uova, molto probabilmente premetto che da poco ho scoperto la presenza di tenie e ascaride tramite il veterinario. Cioè, questo cristiano, cioè va dal veterinario, quindi dal veterinario. Io non lo so, questo oltre a parte che sei 100 litri di cristalli, cioè una botte di cristalli. Sì. Forse un momento di autocoscienza. No, va bene, ma a farsi visitare dal veterinario, questo poraccio del veterinario. Io mi immagino la faccia di questo poraccio del veterinario, perché oltre a dei sottili cord ha trovato, non so che siano, non capisco se tutta questa schifezza che mi è fuoriuscita se è dovuta ai due enteroclismi USV, cioè la colpa è dei due clismi che ha fatto uscire questa roba qui. E fatto sta che la forte fermentazione da sempre mi provoca la poca lucidità, stanchezza, pancia gonfia, distesa come una donna grafica, di rinorrea odiosa, insonnia, insomma una schifezza. Il declino di una persona. Tutto, se manca l'attacco di panico, un clismo, l'autismo. Oltre a farsi il clisma della piotta, ha avuto pure tutti questi problemi. E la forfora e la dermatite, appunto, quindi è peggiorata la balbuzie, l'insicurezza, la forfora e la dermatite. Insomma, poverino, forse è meglio che prosegue con più cautela, dato che abbiamo sentito effetti collaterali peggiori del solito. Punto interrogativo. Cioè, praticamente, dopo essersi fatto una piotta di litri di clisma, non so dove se le mette. Ettolitri, sarà del IVS, non del 80 litri.
L'IQS. Poi oltretutto Mario Brega, buonanima, avrebbe detto e tolitri. Allora, però la seconda, quella delle ginocchia, ce la riserviamo per la settimana prossima. Io vado direttamente al mare. Questo era il titolo. Allora, al mare, questo qui è un blog delle mamme consapevole, e scrive questa mammina in questo blog: aiuto mamme, allora sono incinta e oggi sono andata al mare, mi sono bruciata un po', come faccio a convincere mio marito che se la bimba nasce un po' scura e per via del sole, non vorrei che pensasse a un tradimento, ad esempio con il nostro vicino che è africano. Allora, diciamo che effettivamente adesso la mandiamo, comunque questa cosa qui, ma cioè, la colpa di chi è? Cioè, praticamente, quindi, se uno si abbronza, poi il figlio nasce con la pelle più scura, e questo può ingenerare il sospetto che così nasca perché ci sia stato un tradimento con un africano. Questo mi sembra la sintesi di... Non c'era Caro Sole, il suonato Nire, la canzone. Era lì. Abbiamo trovato il mega post, lo sovrapponiamo, eccola, è realtà, il blog delle mamme consapevoli. Allora, il convincimento è questo, che siccome era stato al sole, la colpa del bambino scuro era che era stato al sole. Appunto, perché notoriamente è così, quindi è evidente che se uno invece va in un ghiacciaio e passa un paio di settimane in alta montagna, il bambino nasce candido come la neve. Oppure esce surgelato. Oppure se vai in un aranceto nasce arancione, in un giardino di limoni nasce itterico. Sì, insomma, ma potremmo pubblicarle queste cose. Penso se andare in campo di patate, che conosce poi. Lasciamo stare. Questi sono i consigli della nonna su internet. Ma se dobbiamo andare a parlare più seriamente di alcune cose, cambiando la tematica, dove questo piccolo stop che noi registreremo, andremo a... io lo vorrei prendere proprio come spunto e lanciarlo per farlo diventare virale, e con Mauro Miserendino nella rubrica Il Ficcanaso settimanale affrontiamo di nuovo il problema della carenza dei medici. Però la carenza dei medici, vista attraverso i vari provvedimenti che sono stati fatti nel tempo, e che cosa hanno portato e stanno portando, perché poi in fondo medici di famiglia che fanno i medici di famiglia senza aver fatto grosse formazioni o concorsi, e poi dall'altra parte medici non specialisti che vanno a finire nei reparti come i pronti soccorsi. Mauro Miserendino con Il Ficcanaso, pronto da Milano. Un saluto dal Ficcanaso. La più grave catastrofe del Servizio Sanitario Nazionale dalla sua nascita 40 anni fa non è l'invecchiamento di noi italiani, ma quello dei medici che stanno andando tutti in pensione, vieppiù in ospedale con quota 100 dove è possibile farlo perché in ambito dipendenza, ambito INPS, si può andare via ancora prima con queste nuove misure. Comunque l'età media è talmente alta che i giovani che escono dalla specialità e dal tirocinio di medicina generale non bastano a rimpiazzare i medici che vanno via, non solo, ma il calcolo del fabbisogno è stato fatto in modo da tenere conto in passato della possibilità di assumere nel Servizio Sanitario Nazionale solo specialisti come previsto dalla legge, e solo usciti dal corso di medicina generale triennale, sempre come previsto dalla legge degli anni 90. Queste leggi però non sono più adeguate all'esodo di massa che si verifica tra i medici, e così vediamo. Il Veneto fa ricorso ai medici pensionati, tutta la Valpadana fa ricorso a cooperative e diciamo il Molise fa ricorso ai medici militari, contratti a gettone, a forfè, con gruppi di medici che vengono da altre parti d'Italia o con singoli medici. Insomma, è una situazione dalla quale in 8 mesi il governo giallo-verde le ha pensate
non dico tutte, ma molte per uscire. Perché? Perché con la legge 135, a ridosso della finanziaria, ha dato ai medici laureati e abilitati che frequentano il corso di formazione in medicina generale la possibilità di partecipare ai bandi per le zone carenti e quindi di prendere un posto di lavoro anche quando non avessero finito il corso, quindi al terzo anno, all'ultimo anno di corso, e questo è una cosa inusitata. La stessa cosa ha fatto la finanziaria al comma 547 con gli specializzandi, ma non ci si è limitati a questo, specializzandi dell'ultimo anno. Gli specializzandi gli si è detto: occhio, quando vi assumiamo, aspettiamo un attimo, cioè prima di assumermi, aspettiamo un attimino che voi prendiate il diploma di specialità. Poi ci si è accorti che il tempo intercorrente tra l'iscrizione a un concorso, da cui la regione attinge solo se non si presenta ai concorsi nessuno, e così anche in graduatoria, se le graduatorie sono inutilizzabili perché tutti hanno un altro lavoro, si va a pescare tra i medici del tirocinio e allo stesso modo si pesca negli specializzandi, però in questo modo non si riusciva ugualmente, pescando tra gli specializzandi e i tirocinanti dell'ultimo anno, a trovare medici abbastanza. La finanziaria ha aumentato il numero di borse di studio sia per gli specializzandi sia per i tirocinanti, 1000 e 1000, poi ci sono state borse di studio in più delle regioni e ancora non sono servite a far sì che i medici pensionati fossero rimpiazzati. C'era una volta il turnover, ecco, turnover si diceva uno a uno, ma non riusciamo a farlo perché bisogna assumere di meno per riuscire a tenere in saccoccia dei soldi, questo quando c'era la pletora medica. Adesso però non si può fare il turnover perché non ci sono più i medici, è come un gravissimo contrappasso dantesco che si è verificato, ma non è tutto, la carenza di medici colpisce soprattutto le regioni più povere, da dove se ne vanno i medici per cercare posto in quelle più ospitali. Però nelle stesse regioni ospitali la densità della popolazione è tale che il pensionamento, una classe medica età avanzata, c'è già stato e bisogna riempire i vuoti. Insomma, si arriva al decreto legge Calabria che parla per tre quarti della Calabria, ma poi improvvisamente vira e dice che è possibile in medicina di famiglia aggiungere in sovrannumero dei medici che hanno sì superato il corso ma con la sufficienza, non sono rientrati nel novero delle borse, non hanno la borsa, si pagano il corso, tutto questo a condizione che abbiano almeno assaggiato cos'è la medicina generale e abbiano 24 mesi di sostituzioni anche non continuativi nell'arco di 10 anni, e questo fino al 2021. Non è finita. Un emendamento alla decreto legge Calabria, perché sapete che il decreto legge va poi convertito in Parlamento perché è un decreto governativo che il Parlamento deve digerire, metabolizzare, entra in vigore subito, però poi c'è il metabolismo per 2 mesi e questo metabolismo a luglio finirà, e a luglio c'è un emendamento pronto, il 12.200, che dice che anche i medici dell'ospedale possono essere presi prima che si specializzino, cioè una volta che lo specializzando ha superato il concorso e nei concorsi non ci va nessuno, specialmente nell'emergenza che va veramente deserta, ma anche in ginecologia e chirurgia, nelle specialità dove l'assicurazione costa troppo, ecco, in queste specialità, ripeto, specialmente nell'emergenza urgenza, c'è bisogno di medici, si possono fermare gli specializzandi e assumerli con un contratto a tempo determinato che a fine corso di specializzazione, un contratto part-time per poter seguire il corso di specialità, a fine di questo corso si trasforma in tempo indeterminato. È un po' tutto da vedere come si trasforma in tempo indeterminato, se si finisca e poi si debba fare un concorso, oppure e quindi praticamente tutti i compiti che sono stati dati con grandi responsabilità vengono rimessi in gioco dal concorsone dove si azzera tutto, oppure
invece si trasformi, sicché si impliciter, contratto da tempo indeterminato, determinato a tempo indeterminato. Non è finita, si apre all'assunzione di pensionati e di specializzandi al penultimo anno di scuola di specialità, ove questa duri 5 anni, quindi dal terzo anno di specializzazione. Questo non è piaciuto ai rettori, che stanno cercando una trattativa con il ministro della Salute Grillo, il ministro dell'Università Bussetti, per fermare la cosa, diciamo, questo contratto di formazione lavoro ospedaliero a carico delle regioni, un po' probabilmente, non dico dimezzato, ma riproporzionato ai carichi di lavoro che si danno a comunque uno che è specializzando, però a carico della regione. Questo contratto praticamente svilirebbe in un certo punto di vista il ruolo dell'università. I rettori stanno trattando per avere un influsso su questo, però il problema è non tanto che università e ospedali sono divisi, ma ancora una volta la fretta, e il patto per la salute in prima bozza dice che finalmente si sbraga completamente, si possono assumere dei medici non specialisti, così come era prima del 1990. Signori e signori, la pletora è morta. Un saluto da Ficcanaso. Allora, io non finirò mai di ringraziare Mauro Miserendino per questi interventi, perché effettivamente sono degli interventi che vengono, vi ricordo che li potete rivedere anche su YouTube, sulla nostra pagina YouTube, stasera intorno alle 11:15, insomma, mi sembra che i tempi di inserimento, perché sono, oltre a essere molto interessanti, costituiscono materiale utilissimo poi per chi lavora e chi opera all'interno della politica sanitaria del nostro paese. Dovrebbero essere un po' più seguiti da parte di chi ci amministra, perché probabilmente si dovrebbero delle sfaccettature che magari spesse volte dei nostri amministratori non vengono colte. Dottor Buono, abbiamo terminato anche stasera. Abbiamo terminato in questa calda serata in cui siamo stati aiutati dal condizionatore che il dottor Pirro ha provvidenzialmente acceso. Con l'occasione un piccolo consiglio: siccome credo che in molte delle vostre case i condizionatori siano già a pieno regime, ricordatevi la pulizia dei filtri, molto importante sia per la resa dell'apparecchio, ma soprattutto per evitare che il pulviscolo che inaliamo sia un pulviscolo dannoso per noi e per chi vive vicino a noi. Che poi è una volta l'anno e manco è tanto difficile farli, quindi in apparenza è possibile farlo anche in maniera self, e questo qui c'ha ragione, perché una delle cose importanti da dire proprio a ridosso dell'estate. Benissimo, dottor Di Russo, un salutino pure per lei, visto che sta bene. Io vi saluto e vi raccomando di sostituire anche il filtro antiparticolato dell'auto, visto che io sono un appassionato di motori, lo faccio personalmente ogni cambio di stagione quando accendo il condizionatore. Fatelo, perché tirandolo fuori vedrete tanta sporcizia accumulata durante l'inverno. E che purtroppo quella poi ci respiriamo. Lo smog e l'inquinamento dovremmo trattarlo in maniera un po' più diffusa. Ci vediamo fra 7 giorni, vi ricordo la replica e poi su YouTube tutti quanti i nostri interventi che abbiamo avuto stasera. Buonanotte, a mercoledì prossimo. Questo programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito.
Questo programma